gnomi e fate shows, rivendita di scarpe e abbigliamento per bambini. Abbiamo con noi la titolare e la il commessa, scherzo ovviamente, Giulia Rossi e Valerio Rufo. Ciao. Ciao. Ciao, buonasera. Adesso però sei tu a dirigere, come dire, adesso sono i io. Giochi. Esatto, i giochi. Esatto. E allora, cosa proponi? Beh, noi proponiamo scarpe da bambino che vanno dai 3 mesi, quindi dalle scarpe da culla, fino al numero 40, anche per mamme e nonne, comunque sia. Noi aiutiamo anche la crescita del piedino a livello di plantare, di forma anatomica e di tutto quanto. Sì, quindi chiaramente poi seguiamo il piede del bambino. Che cresce molto velocemente. Molto, come no? Fino ai 2 anni cresce ogni 3 mesi. L'estate, certo, cresce molto di più rispetto all'inverno. E quindi c'è molta crescita. Benissimo, e a rapportarsi con la clientela e con il pubblico c'è Valerio Rufo. Certo, che ci sono io. Come te la cavi con i bambini? Beh, diciamo che è un'avventura che ho iniziato con lei e è molto difficile rapportarsi con i bambini, anche soprattutto con le mamme e le nonne. Questa è la cosa più importante. Se riesci a capire quello che vogliono loro, alla fine poi dopo accontenti tutti. Infatti. Allora, abbiamo detto scarpe, ma anche abbigliamento, cioè? Sì, l'abbigliamento noi trattiamo Desigual, sia a livello di abbigliamento che di scarpe. Proprio per questa ditta, molto spesso, quindi ogni 6 mesi circa, quindi giugno e gennaio, andiamo a Madrid per vedere il nuovo campionario in anteprima. Siamo ospiti del FIMI, che è la feria internazionale di scarpe e accessori da bambini, e lì vediamo già le anteprime di Desigual, ma anche di altre varie ditte, quindi insomma, tipo Agatha Ruiz della Prada. Ecco, per quanto riguarda le marche di scarpe, questo? Sì, esatto, cioè, esatto. Perché poi i bambini sappiamo che, no, le femminucce vogliono appunto le fatine, il maschietto vuole, che ne so, il supereroe. Il maschio vuole la scarpa che si illumina con Spider-Man, bravo, con tutti i supereroi. Bravo, pure io, cioè, i Power Ranger, Power Ranger con la linguetta che si illuminava, si poteva cambiare, potevi cambiare la adesso, linguetta. Adesso fanno invece una scarpa dove tu praticamente te la carichi come se fosse un cellulare, la metti sotto carica tutte le sere, quindi è una scarpa che non si interrompe mai a livello di luci. Negli anni 90 si interrompeva e poi a quel punto dovevi niente. Diciamo che per la nostra generazione non c'erano tutte queste chicche. Vero. No, assolutamente. Eh beh, ragazzi, la tecnologia va avanti e si ripercuote in tutti, come no? In tutti i settori, in compreso, tutti. Compreso il vostro. Esatto. Benissimo, quindi avete anche comunque marchi o comunque tipologie di scarpe con questa, appunto, supereroe, come dicevamo sì, prima. Sì, come no, abbiamo con i supereroi a livello di maschio che di femmina abbiamo adesso tanto Frozen, a livello della Disney abbiamo Soy Luna, che comunque sia quel, diciamo che è un telefilm, credo che sia, sì, dove questa ragazza pattina e veste anche Desigual, quindi pensa. Abbiamo preso entrambe le cose. Perfetto, allora, per venirvi a conoscere, come, dove e quando? Allora, noi ci troviamo a Casalotti, in piazza Ormea 18, sì, che è una zona di Roma. E gli orari sono dal lunedì al sabato, dalle 10 di mattina alle 13 e dalle 16 alle 20. Molto bene, io ricordo che c'è anche una pagina Facebook, sì, una pagina Instagram, basta semplicemente scrivere su Facebook Gnomi e fate shows, mi raccomando, shows per chi ci sta ascoltando, cliccare un mi piace per seguirla, stessa cosa vale per Instagram, no, Gnomi e fate shows. Grazie a voi.